Cino ha detto che non ha mai smesso insieme agli altri di combattere perché questa verità si accalla per dare la giusta e legittima soddisfazione di quello che dovrebbe essere banale, la giustizia, la verità, quindi la giustizia, perché quelle persone sono morte in un modo orribile, sono morte non per colpa loro soprattutto, non sono morti di freddo come quel famoso titolo del manifesto sulla tragedia del Chemnitz con la Crimea, non sulla neve, e quindi insomma ognuno nella nostra parte, noi per quel poco che possiamo fare come stanno per cercare di tenere sempre vivo il ricordo e sollecitare, e loro per la loro parte ben più importante della nostra, insomma ci stiamo dando da fare, stiamo portando avanti questa rivendicazione. Luchino, prima di vedere il documentario, ci puoi raccontare, magari ricordare un po' i passaggi salienti per chi... Una collisione ha coinvolto due navi, su una c'erano 141 persone, ha avuto un solo superstite senza particolari danni fisici. Sull'altra imbarcazione coinvolta in questa collisione c'erano 30 membri dell'equipaggio che sono tutti e 30 stati portati in salvo senza alcun danno. Quella sera è evidentemente mancato qualcosa nell'organizzazione dei soccorsi. Ci si è focalizzati, l'attenzione è stata portata solo e unicamente sulla petrolina.